Buongiorno a tutti, sono Iano94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la PlayStation con un prodotto che è uscito a inizio del mese e in patria, ma anche all'estero perché è uscito su Netflix, ha fatto letteralmente il botto in Asia e in America Latina. Da noi non molto perché il mercato europeo per queste cose sta ancora capendo come deve metabolizzare, un po' come con i prodotti coreani. Ma questo, in patria, ha fatto il botto di views e di critiche, positive e negative, perché è complicato. Mi riferisco a Irmandi, la nuova fatica di Netflix India. Cominciamo con la trama. Allora, 1920, la Tawaif Malika Jan ha appena avuto un bambino, ma sua sorella decide che questo bambino sarà meglio con il padre e quindi, come dire, accade che Rehana, la sorella di Malika Jan, letteralmente venda questo bambino al padre biologico, sostenendo poi con la sorella che tanto è sta meglio lì e diciamo in Eremandi. I Remandi nel loro, diciamo, quartiere sarebbe destinato a una ben misera vita. Malika Jan quindi giura vendetta. E 20 anni dopo la situazione è molto cambiata. Tanto per dire, Malika Jan adesso governa sul suo, diciamo, luogo di intrattenimento ed è una delle Tawaif più apprezzate di Lahore. Ha 3 figlie. Bibo Jan, che ha seguito le orme della madre come cortigiana, Lajo, che diciamo che sì, anche lei è una Tawaif, ma ha un innamorato e spera prima o poi che lui la sposi, e Almazib, che sta facendo resistenze perché vorrebbe seguire un percorso come poetessa. E in tutto questo, beh, come se non bastasse, vecchi segreti tornano alla luce. Nuovi nemici arrivano e soprattutto incombe ovviamente il governo britannico di Sua Maestà perché siamo in guerra e quindi non ci si può permettere che si apra un fronte interno, che però diciamo sta cominciando a voler dire la sua. Cominciamo con una premessa prima di addentrarci nelle varie tematiche della serie. Cosa sono le Tawaif? Allora, le Tawaif erano cortigiane e intrattenitrici indiane attive soprattutto durante il periodo Mughal, quindi 500, 600, 700. Si trattava di donne che erano state vendute, diciamo, a queste case, prima come serve, poi, diciamo, se erano brave, potevano cominciare un percorso. Alcune erano figlie e nipoti d'altri, diciamo anche questo. E il loro scopo appunto era intrattenere con danze, canti, esibizioni musicali, gli intrattenitori. Di fatto le Tawaif intrattenevano principalmente i Nawab. I Nawab, da cui deriva il termine nostrano Nababbo, erano degli emiri, quindi dei governatori, dell'impero Mughal. Negli anni accumularono ingenti fortune, ma diciamo finirono per allo stesso tempo impoverirsi perché per ostentare tutto quello che avevano serviva denaro, loro non ne avevano e si indebitavano con chi? Dal 700 con gli inglesi. Infatti i Nawab furono i più accesi simpatizzanti degli inglesi fino alla partizione. D'altronde gli inglesi finanziavano ogni loro capriccio, mandavano i loro figli nelle università britanniche, li inquadravano nell'esercito, nell'alta amministrazione, insomma, ai Nawab conveniva che ci fossero gli inglesi a governare l'India e non uno di loro, comunque qualcuno del popolo. Già negli anni 30 la società attorno ai Nawab era entrata in crisi, quindi molti di loro o si erano riciclati, come diciamo, possidenti, imprenditori, o erano letteralmente finiti sul lastrico. Oggi dei Nawab che ancora resistono, molti sono infatti imprenditori di successo, sono milionari, hanno
interessi nelle multinazionali indiane. Insomma, l'antica ricchezza in alcuni casi si è trasformata, ma in pochi, diciamo anche questo, perché vennero molto tenuti al margine con l'indipendenza. Insomma, erano dei nord simpatizzanti, sebbene nuove generazioni si fossero impegnate nella lotta, comunque erano malvisti, e quindi i Nawab oggi sono in una situazione un po' critica. Una situazione ancora più critica fu quella delle Tawaif. Le Tawaif, d'altronde, dipendevano in tutto e per tutto dai Nawab e poi dall'amministrazione inglese, che però non le capì. Gli inglesi le etichettano tranquillamente come prostitute, night girl, ossia ballerine, come ballerine di strada. E pur essendo loro clienti, diciamo, non avevano il rispetto che portano loro i Nawab, tutt'altro. Negli anni 20, infatti, alcune di queste Tawaif, rendendosi conto che la loro, diciamo, organizzazione e il loro pubblico era scemato, se non peggiorato a livello qualitativo, tentarono con più successo la strada del cinema e divennero alcune tra le, o ballerine o comunque tra le attrici di punta della neonata Lollywood. Lollywood, per chi non lo sapesse, ma presumo che ci si arrivi, era l'industria cinematografica che stava nascendo in quegli anni a Lahore. Sì, anche Lahore, che oggi si trova in Pakistan, ha una sua industria cinematografica che non ha mai fatto una vera concorrenza a Bollywood o a Tollywood, ma comunque esiste. Negli anni 40 molte Tawaif si impegnarono un po', diciamo, per opportunismo, un po' per reale sentimento nella lotta per l'indipendenza e ci furono anche diversi morti in tutto questo. Ma il governo non fu riconoscente con loro. Nel 48, nella nuova legislazione, vennero accomunate alle prostitute di strada e le tante case di piacere di Ermandi, del quartiere Luci Rosse di Lahore, vennero chiuse o comunque vennero fissati dei canoni di affitto così alti che le Tawaif non potevano riuscire a pagare. D'altronde, senza i Nawab, senza gli inglesi, dipendenti solamente, diciamo, da imprenditori, piccoli industriali, il giro di affari si era di molto ridotto e quindi molte lasciarono queste case, alcune finirono, diciamo, per insegnare danza all'Hollywood, altre andarono in India, alcune riuscirono finalmente a farsi sposare, ma comunque la situazione era grave. Al punto che negli anni 70 le Tawaif furono costrette, diciamo, a cessare di esistere. Oggi, infatti, a differenza delle geishe giapponesi che ancora resistono alla modernità, le Tawaif non esistono più. Ci sono dei festival, delle organizzazioni che si occupano di preservare, diciamo, i loro stili di danza, le loro poesie, i loro romanzi, i loro balli, ma di fatto non esiste più una Tawaif attiva in tutta l'India. Ho già detto che avevano come clienti i Nawab, quindi il sistema delle Tawaif era principalmente nel nord dell'India, dove vi era una maggiore presenza musulmana. C'erano intrattenitrici simili anche al sud, nell'area Tamil, poi nell'area Telugu, nell'area Hindi, nel Bengala. Avevano nomi diversi e questa serie si occupa proprio delle Tawaif di Lahore, di Ermandi. Ermandi esiste ancora oggi, ma non è più il quartiere a luci rosse di Lahore, anche perché a quei livelli non si può arrivare. Questa quindi è la trama e la spiegazione di cosa fossero queste Tawaif. Cominciamo ora con le altre tematiche. Ovviamente è centrale il tema di questa prostituzione sacra, importante, celebrativa, ma comunque vista dagli inglesi e dagli stessi Nawab come una forma di prostituzione. Come viene detto, infatti, molte di queste Tawaif sono figlie o nipoti di Nawab e sono finite qui perché, diciamo, hanno anche loro la madre Tawaif e il padre non le ha volute riconoscere. Già c'è questa differenza che esiste fra le tre figlie di Malika Jan, che sanno chi è il padre, o come minimo ci si arriva, ossia il signor Zulfikar, che è da sempre l'amante, il patrono di Malika Jan, ma il padre ha pagato per tutti e quattro i figli? No, ha pagato solamente per il figlio maschio, che non riusciva ad avere con la moglie, e che ha avuto invece da
Malika Jan, delle figlie non gliene importa niente, non vediamo mai una scena tra lui e le figlie. E se questo può giustificare l'aggio, che comunque una figlia adottiva, ossia si capisce che è stata venduta a questa casa quando era una bambina e che poi Malika Jan se l'è presa a cuore ovviamente per poi sfruttarla, comunque con le altre due, ossia Almanzib e Bibo Jan, non c'è alcun rapporto con il padre, che probabilmente se le incontrasse per strada girerebbe dall'altra parte. Al punto che l'uomo non ha alcun problema nel sapere che suo figlio e l'aggio sono amamanti, insomma, mi dire, guarda, lei è tua sorella adottiva, guarda, lei vive con le tue sorelle, non la frequentare così, niente. Assolutamente niente, proprio una totale indifferenza. Se non disprezzo, infatti alcuni Nawab, talmente quelli più anziani, provano solamente un marcato disprezzo nel confronto di queste donne, però le continuano a frequentare. Continuano ad avere figli da loro, a essere loro patroni. E quindi c'è questo fatto, per quanto siano belle, potenti, perché comunque se riesci a muovere i figli giusti puoi governare un impero, le Tawaif dipendono in tutto e per tutto dagli uomini. E si vede questo, lo vediamo in diverse scene in cui il terrore più grande è essere abbandonate, perché essere abbandonate dal proprio patrono vuol dire doverne cercare un altro, perdere tempo e soprattutto passare attraverso uomini che sono interessati solamente, diciamo, al corpo e non a tutto il resto. Ed è disarmante. Vediamo nel secondo episodio che è dedicato a Laggio, proprio la sua disperazione, non solo per un cuore infranto, ma anche per cosa potrebbe riservare il futuro. Perché molte di queste ragazze, quando perdevano il loro patrono, finivano a fare le prostitute e non solo le aspiranti, perché insomma ti eri preparato tutta la vita per fare altro, ma comunque era anche la fine perché costavano poco, ricevono centinaia di uomini, si finiva male giovani, erano pochissime quelle che riuscivano come Malika Jan a possedere un proprio palazzo e a poter avviare diciamo una propria casa. Molte finivano appunto come prostitute o come serve nella stessa casa in cui erano entrate piene di speranze. Capitava molto spesso. Ovviamente in India, diciamo, il concetto di servitù era diverso da quello europeo. Lo vediamo molto bene, ossia queste ragazze non è che ricevono uno stipendio o comunque hanno delle assicurazioni, no, sono in tutto e per tutto delle schiave. Che sono destinate a rimanere in quella casa per tutta la vita, volenti o nolenti, e le questioni di cuore servono a poco. O meglio, se un uomo, un cliente, si innamora di loro, ma e va bene, ma come vediamo, se si innamora di loro e loro amano a loro volta un servo o comunque un collega, finisce male. Lo vediamo infatti con il personaggio di Saima, che ha una storyline molto interessante. Infatti, Saima è fidanzata, o meglio innamorata di Iqbal. Iqbal fa l'autista per Malika Jan e vorrebbe sposare Saima, anche se lui è sikh e lei è musulmana. Ma Malika Jan gli presenta apposta un prezzo esorbitante per comprare, sì, comprare Saima. E quando Iqbal non riesce, diciamo, a comprare la sua futura sposa, Malika Jan la vende un'altra casa così tranquillamente, senza che nessuno dica niente o protesti, perché loro sono serve, lei le possiede, lei letteralmente può fare di loro quello che vuole. Quindi, anche al di là della solidarietà femminile che c'è, perché in questa serie c'è molta solidarietà femminile, è una serie femminista, c'è anche tutta questa questione di rivalità, sia sentimentale, sia politica, che di affari, perché comunque i Nawab si stanno impoverendo, quelli più ricchi non sono più così tanto disposti a spendere per queste Tawaif, quindi c'è la gara ad accaparrarsene uno. E poi ci sono gli inglesi, che sono ricchi, sono potenti, e sebbene trattino male, sono un sistema essere di guadagno da non disprezzare mai. In tutto questo lo vediamo tra, diciamo, le Tawaif pure le buone della situazione, per quanto si può essere buone, come appunto Malika Jan e le sue figlie e la sorella di Malika Jan, Wahida,
quella che è la cattiva della situazione, Farida. Farida è la figlia di Rehana, ossia la nipote di Malika Jan, ed è interpretata dalla stessa attrice. Una scelta che mi è piaciuta, devo dire. E, diciamo, lei ha avuto una vita complicata perché è finita vittima degli intrighi e della vendetta della zia, e dopo 20 anni è tornata in cerca di vendetta, che da un lato è anche giusta, ma siccome è la cattiva, questa vendetta appare sproporzionata, appare quasi grottesca. E Farida è disposta a tutto pur rivendicarsi, anche trescare con gli inglesi, anche rubare i patroni alle cugine, qualsiasi cosa, pur di, diciamo, vendicarsi. C'è una scena a tal proposito molto bella nella quinta puntata, che io vi consiglio di vederla tutta perché comunque sono 8 puntate da 40, 50, un'ora, qualcuno anche 30, quindi si guarda facilmente. Noi vediamo una festa a casa di Farida, che sembra più una festa occidentale che non una di queste, diciamo, grandi festività indiane molto preimpostate, con delle regole prestabilite, no. Qui una festa a cui partecipano Nawab, altre Tawaif e inglesi. E vediamo Farida, sì, si veste diciamo in alcuni pasti tradizionali, ma soprattutto la vediamo bere, che ricordiamo, questa è una serie TV ambientata a Lahore, che è musulmana, quindi è Farida musulmana, quindi vediamo bere, grave peccato, intrattenersi con gli inglesi e ballare in maniera scomposta e anche liberatoria, quindi è una rottura di tutti gli schemi delle Tawaif e viene vista in questo modo, anche per questo. Farida è considerata la cattiva perché è quella più emancipata per certi aspetti, quella più occidentale. Infatti, a differenza delle altre musiche che sono molto tradizionali, hanno un sapore molto retrò, la musica che accompagna il balletto di Farida è un misto di musica tradizionale e jazz, come qualcuno ha scritto nei commenti su YouTube. Io mi fido perché, francamente, non saprei dirlo, non ho le competenze per dirlo, figuriamoci. La musica occidentale per me è un po' complicata, quella indiana ancora di più. Però questa scena, come dicevo, è funzionale, perché appunto ci mostra la differenza tra Farida, libera, emancipata, occidentalizzata, perché la vediamo fumare molto spesso, la vediamo vestita con abiti di foggia, sì, tradizionale, ma anche all'occidentale, un misto comunque, porta gli occhiali, beve, fuma, si intrattiene con gli inglesi, insomma è libera, ma questi segni non vengono mostrati come un segno di emancipazione, ma come un segno di cattiveria, della malvagità di Farida. Una visione oggi un po' superata in Occidente, ma che in India fa ancora presa, perché ricordiamo, l'India ha metabolizzato in maniera molto particolare il suo passato coloniale, quindi ha visto i lati negativi tantissimi, i lati positivi, che sono pochi, non li vuole proprio vedere. A tal proposito si inserisce quella che è una delle storyline principali e che a mio parere, sebbene interessante e bella, poteva essere un po', diciamo, messa sullo sfondo, ossia quella fra Almanzib e Tajdar. Almanzib, come ho già detto, non vuole essere una Tawaif, vuole vivere delle sue poesie, vuole appunto la letteratura, non è interessata a seguire le orme della madre, anche se la madre la spinge verso quella strada. E quando conosce Tajdar in libreria, molto romantico, molto alla Bella e la Bestia, diciamo, ne rimane innamorata. E anche lui si innamora di lei, la conosce anche tramite Bibo Jan, che infatti anche lei è una Tawaif, anche lei per un motivo o per un altro che non vi spiego, è costretta ad avere a che fare con gli inglesi, ma che è anche, diciamo, implicata e coinvolta attivamente nella resistenza, sì. Mentre la lotta contro gli inglesi per tutte le altre Tawaif è secondaria, se non pericolosa, per Bibojan è un argomento centrale. E anche per questo le frequenta gli inglesi, per poter, diciamo, spiarli meglio. È coinvolta in questa lotta tramite volantini, porta armi,
è impegnata, a differenza della sorella, che scopre una coscienza politica anche tramite Tajdar. Avrei preferito forse grazie anche alla sorella, ma no, solo Tajdar. E vediamo anche qui, diciamo, in questa storyline la misoginia e il machismo di quegli anni. Infatti, se la nonna di Tajdar alla fine finisce per accettare questa storia e addirittura il matrimonio, perché comunque vuole che il nipote sia felice, Al-Mansib lo rende felice, quindi si può fare, anche perché comunque è il suo unico nipote. Lei è incinta, quindi regolarizziamo questa cosa e non facciamo finire il bambino in chissà che situazioni. Il padre è molto più contrario. Lei è solamente una tawaif, lui è un nawab, la sua famiglia non può finire in questo modo. Insomma, le solite vecchie storie che si raccontano da sempre. E l'esito è ovviamente tragico. Si poteva fare qualcosa di meglio, ma riconosco che la portata tragica è piuttosto interessante. Sebbene mi piacessero molto, ma si sa, le orti più felici in India raramente esistono. Passiamo ora all'ultimo personaggio, quello centrale, quello più caricaturale per certi aspetti, ossia il maggiore Cartwright, che ovviamente è un cattivo, che ovviamente è inglese, che ovviamente è interpretato da Jason Shah perché è l'unico attore di nazionalità indiana inglese. Tanto pare americano, ma nel mare inglese non esce. Il suo Cartwright poteva dare di più, ma diciamo è relegato al ruolo del cattivo cattivissimo, colui che osa l'impensabile, che non vi posso dire perché è uno degli ultimi punti ed è determinante. E ovviamente è anche un po' deviato, perché oltre ad osare l'impensabile, viene visto in una scena, nella prima puntata, intrattenere un rapporto più che ambiguo con Ossijan. Che è Ossijan? Beh, Ossijan è, diciamo, l'unico personaggio LGBTQ, oltre ovviamente a Farida, perché se è cattiva, occidentale, beve, si accosta con gli inglesi e le piacciono anche le donne, per aggiungere altro, e Ossijan è gay, molto stereotipato, ed è un po', diciamo, un mezzano, un ruffiano, è quello che procura il nawab alle ragazze, e per questo frequenta anche gli inglesi. E c'è appunto questa relazione ambigua con Cartwright, che fa intuire che ogni tanto, quando a Cartwright viene la voglia, c'è sempre Ossijan. Cosa bizzarra, Ossijan arriva fino alla fine della serie vivo, e anche Farida. I standard occidentali già questo è tantissimo. Immaginiamo i standard indiani. Quindi sì, Ossijan è un po', diciamo, un sidekick sia a livello positivo che negativo, perché per il proprio tornaconto agisce in entrambi i campi. Quindi stereotipato, sì, perché ovviamente c'è sempre questa idea che sia più debole, più fragile, più intrigante, più cattivo rispetto ai belli e buoni Nawab, che poi tanto belli e buoni non sono. Ma diciamo, farlo arrivare vivo è un passo avanti, mettiamola così. Alcune storyline, infatti, sono state molto trascurate per dare importanza a livello tecnico, a parte Tajdar e Al-Mansib, che sono la storia principale, tutte le altre passano in secondo piano. Quella di Bibojan con, diciamo, il governatore inglese, che era interessante, che comunque lei e nella resistenza lui è un inglese, quindi si poteva fare molto. Tra Vahida e il suo patrono, che poi le viene rubato da Bibojan, quanto più giovane, o meglio, il patrono vede Bibojan e la figlia di Vahida e si incapriccia di tutti e due, perché sono giovani, sono belli. Invece Vahida, che appena trentenne, è già considerata vecchia. Se andare ti aiutaci tu. Sei arrivato un giorno. E quindi c'è anche questo scontro generazionale, madri, figlie, zie, nipoti, e anche fra le ragazze, ovviamente, che sono cresciute tutti in questo ambiente molto chiuso e rarefatto, in cui l'unico sistema per uscirne, quantomeno avere l'impressione di uscirne, è grazie a un uomo. Poi anche la storyline che riguardava Malika Jan e Zulfikar meritava di più. Qualche flashback riguardante la nascita delle figlie,
Poi una certa rivelazione che riguarda, diciamo, il figlio che hanno avuto, che meritava più storyline, più minutaggi, invece di finire a un certo punto e non essere più ripresa male, perché comunque si poteva fare molto, molto di più. Però, da tanto che ne parlo così, sono un passo avanti. Ovviamente questa è una serie indiana, c'è la censura, quindi non vi aspettate scene piccanti. È già tanto se c'è un bacio. Anche però tutto. Vediamo talvolta l'inizio di un rapporto, ma non vediamo mai baci, non vediamo mai amoreggiamenti. E anche quando gli innamorati sono a letto, sono sempre vestiti. O c'è una coperta o un lenzuolo sopra. Non si sa mai che queste cose vengano viste. Il livello tecnico è meraviglioso. D'altronde per questa serie sono stati necessari 3 anni. È un grande spiegamento di forze, si vede nelle ricostruzioni tutte perfette, ben fatte. Non ho capito appunto se sia stato ricostruito tutto o se abbiano girato da qualche parte alla Lahore, che sarebbe stato appropriato. Le musiche ottime, sono poche, mi aspettavo penso 3-4 canzoni in ogni episodio, invece no. Solamente 6 canzoni per 8 episodi, che mi sono sembrate molto poche. E personalmente ho apprezzato, per i miei standard occidentali, sia la canzone di Farida, sia quella finale che è meravigliosa, è un inno, diciamo, una creazione di intenti molto forte, molto poetica. Tutte le coreografie sono studiate al dettaglio, ogni movimento è perfetto e sono dei costumi favolosi. Appunto, sono voluti 2 anni per realizzarle tutte, le capisco che c'è una cura al dettaglio, al particolare, incomparabile, meravigliosa, eccellente, davvero. Una serie che quindi è meravigliosa a vedersi. Per le trame si poteva fare meglio, come già detto, sia per quanto appunto riguarda Saima e Iqbal, che meritavano un po' di minutaggio in più. Tajdar e Almanzib che ne meritavano di meno e soprattutto meritavano un lieto fine. Bibojan e il suo patrono Vali, il primo patrono, poi appunto la relazione con l'inglese. Malika Jan che meritava di almeno qualcosa con Zulfikar, di farci capire meglio questa relazione ventennale che lei l'ha portata a sacrificare molto. Poi Bibojan e la sua lotta contro, diciamo, gli inglesi, che sembra un po' ridursi al, come dire, sì, il mio patrono, il mio amante, è impegnato in questa lotta, quindi mi ci impegno anch'io. Invece deve essere, diciamo, qualcosa di più indipendente. Farida e il suo passato, che è tratteggiato con le tinte di una cattiva, di un'ambiziosa, anche di una donna viziosa, diciamo così, e che, pur essendo questo, alla fine Farida trova, diciamo, un punto di appoggio con le zie. Perché è vero che è una lotta tra donne per ottenere qualcosa, ma ad un certo punto assume altre caratteristiche, ossia una lotta di genere dove si focalizza contro il vero nemico, gli inglesi e gli uomini inglesi, perché sono loro il nemico, sono loro, assieme ai Nawab che hanno tentato di dividere queste Tawaif e di metterle una contro l'altra, quando invece se si unissero contro gli inglesi sarebbero una potenza inarrestabile, lo si vede bene nelle ultime scene. E sono fortemente d'impatto e fatte meravigliosamente. Ora, io non ho capito se questa serie sia autoconclusiva, potrebbe esserlo perché c'è uno, c'è, diciamo, una voce fuori campo e quindi può far finire tutto qui, o se ci sarà una seconda stagione e potrebbe essere interessante perché comunque siamo agli anni 40, sarebbe bello vedere il prosieguo della lotta contro gli inglesi, la seconda guerra mondiale, la partenza dei contingenti indiani per l'Africa e poi per l'Europa, e quindi come cambia l'impegno, le questioni poi religiose tra Sikh, Hindu e musulmani, è quello interessante. Infatti vediamo che queste donne sono sì musulmane, ma hanno, diciamo, un rapporto molto particolare con la religione. Le vediamo pregare, le vediamo dire la professione di fede, ma finisce qui, anche perché in quegli anni, per gli inglesi, gli indiani erano tutti uguali, quindi è inutile insistere su queste cose. Eppure si poteva fare molto meglio, a mio parere. Devo dire che per i standard occidentali è
un po' stereotipata, arretrata, pensando agli indiani, invece è fatta molto bene ed è all'avanguardia. Certo, non spiega molto bene il concetto dell'età wife, io l'ho dovuto cercare in rete per capire la loro storia, ma comunque per chi lo conosce già presumo che sia illuminante. Ora, non lo so. Certo, ci vengono mostrati principalmente i lati positivi, ossia vediamo una scena Malika Jan che per muoversi, con un abito meraviglioso ma anche un po' pesante, ha bisogno che cinque cameriere la sorreggano. Certo, è un segno di potere, di grande influenza, ma se non puoi uscire da casa tua, a che ti serve abitualmente questo potere? Insomma, per gli inglesi, prostitute, figli e nipoti di prostitute sempre stavano all'età wife, e loro stessi sono consapevoli che una vita al di fuori di Eremandi è auspicabile, ma è anche un sogno a cui non bisogna fidarsi. Quindi sì. Tra l'altro, il personaggio della Tawaif compare in diversi film di Bollywood, viene in mente Deadbus. Qui l'abbiamo molto approfondito e l'abbiamo mostrato in varie sfaccettature, cosa che raramente accadeva in passato. Quindi anche per questo io la consiglio. Ti avviso, non si trova in italiano, la si trova su Netflix, in Hindi, Telugu, Tamil, in inglese e spagnolo per chi volesse vederla. Io personalmente ho visto le prime due puntate in hindi perché ci tenevo, poi sono passata all'inglese che comunque è molto più facile per me. Se ve lo stesse chiedendo, sì, parlano come Raji di The Big Bang Theory, quindi a questo punto io non credo che quello sia stato, diciamo, una faccenda stereotipata, è proprio una maniera di parlare. Accettiamolo e basta. Quindi questo è tutto. Il Mandy su Netflix, prima stagione, ve la consiglio assolutamente. Le canzoni credo che si trovino anche su Spotify, non ne sono sicura. Di sicuro hanno fatto il botto. E credo che esistano in più lingue. Non ho controllato. Quindi questo è tutto e alla prossima. Come sempre per i consigli, domande, dubbi e via dicendo qui sotto nei commenti e alla prossima. Arrivederci.